Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Domenica e Neymar a venire sono pronte per ripartire insieme. Ma ancor prima di iniziare la nuova stagione, ecco la decisione che non ti aspetti. Quale? La nuova stagione sta ormai per ripartire. I conduttori sono pronti ai blocchi di partenza, rilassati e riposati dopo le ferie estive. Uno dopo l'altro partiranno i programmi più attesi, con i protagonisti più celebrati ed inizieranno le sfide infuocate a colpi di ascolti. Le elezioni politiche del 25 settembre hanno provocato, come diretta conseguenza, l'avvio anticipato di molti programmi di informazione, ma altri cambiamenti in corsa sono già stati annunciati. Uno di questi riguarda il contenitore storico di Rai 1, Domenica in, condotto da Mara Venier. Cosa è accaduto? Domenica in show, cambio in corsa. La stagione televisiva dal 2022 al 2023 si presenta ricca di novità, la più grande delle quali le è piombata in testa al momento della caduta del governo, presieduto da Mario Draghi. Le elezioni indette per il 25 settembre hanno avuto l'immediato effetto di costringere le reti televisive a rimodulare i palinsesti proprio a causa di tale importante evento. Tutti i programmi che hanno al loro interno spazi dedicati all'informazione sono già ripartiti o ripartiranno a giorni, comunque in anticipo rispetto al vecchio calendario. Ma non tutti i cambiamenti di programmazione che si stanno verificando in questi giorni hanno a che fare con le elezioni. L'ultima novità riguarda direttamente Mara Venier. Era stato annunciato per il 16 settembre 2022 Domenica in show, lo speciale in prima serata su Rai 1 dello storico contenitore della domenica pomeriggio. Un omaggio a Mara Venier che con le sue 14 conduzioni ne è diventata la regina indiscussa. Sembrava non vi fossero problemi di sorta, fino all'improvviso stop. Perché? Ha deciso lei. Un cambiamento repentino, inatteso, che sicuramente non renderà felici molti telespettatori. Domenica in show sarebbe dovuto andare in onda in prima serata venerdì 16 settembre, esattamente 5 giorni dopo la puntata inaugurale della nuova stagione di Domenica in, che esordirà domenica 11 settembre, alle 14:00 su Rai 1. Sulle ragioni di tale modifica in corsa ci viene in soccorso Davide Maggio, che parla di problemi di tempo e di studio. Non vi sarebbe, quindi, alcun intervento diretto dei dirigenti Rai sullo sfondo di questa inattesa cancellazione di Domenica in show, bensì una decisione che sarebbe arrivata dalla stessa Mara Venier. Probabilmente la conduttrice veneziana intende concentrarsi esclusivamente sull'appuntamento canonico della domenica pomeriggio. Prendiamo nota che ancor prima di prendere il via, la stagione televisiva della Rai parte con due false partenze. Infatti la cancellazione di Domenica in show viene dopo quella riguardante un altro show, Sing Sing Sing, su Rai 2, che avrebbe visto alla conduzione Stefano De Martino. Al momento, per lo show di Rai 2, si parla soltanto di uno spostamento al 2023. Vedremo. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.